Buongiorno, sono Stefano Boni e vi propongo una lettura di quello che sta succedendo, in particolare l'emergenza coronavirus, o meglio, per essere più precisi, il ruolo dello Stato e del governo all'interno della esperienza di questa emergenza coronavirus, basandosi su un libro pubblicato da Eleutera e in particolare Lo sguardo dello Stato di James C. Scott. Lo sguardo dello Stato, per riassumerlo in maniera drastica, ma per quello che ci interessa in questa analisi, lo sguardo dello Stato propone una lettura dell'attività del governo e dello Stato centrata sulla capacità dall'alto delle istituzioni dominanti, quelle appunto statali, di osservare il tessuto sociale sottostante. Nelle sue forme economiche, produttive, ma anche demografiche e residenziali, delle sue identità. Quindi, quello su cui si sofferma Scott è la capacità che lo Stato assume, in particolare in una fase storica, stiamo parlando dell'età moderna, di estrapolare dati dal tessuto sociale attraverso dei dispositivi di lettura del tessuto sociale che poi possono essere gestiti attraverso sistemi burocratici analizzati in maniera aggregata attraverso analisi statistiche. Queste analisi statistiche forniscono, nell'ottica dello Stato, una rappresentazione fedele di quello che sta in basso, su cui si può intervenire in maniera generalizzata attraverso delle grosse opere di pianificazione. Questo è un riassunto drastico e semplicistico del libro di Scott, che in realtà prende in rassegna una quantità impressionante di dati empirici. Il libro di Scott analizza le dinamiche fino agli anni 80, è stato pubblicato alla fine degli anni 90, e quindi già rispetto alla chiave di lettura del libro, gli ultimi 20 anni hanno proposto un ulteriore rafforzamento della dinamica che aveva individuato Scott, ovvero negli ultimi 20 anni, attraverso i dispositivi informatici e telematici, la quantità di dati a disposizione delle istituzioni verticali, che non sono più solamente lo Stato, ma sono anche tutte quelle aziendali e private, nonché organismi internazionali di raccolta delle informazioni su quello che sta in basso, è aumentata in maniera notevole, perché la rete, l'informatica, producono informazioni, permettono di raccoglierle, di sistematizzarle e anche di analizzarle. Quindi il processo di estrazione di informazioni in basso rispetto alle dinamiche analizzate analogiche, analizzate da Scott fino a fine Novecento, è aumentata di dismisura. E quindi la capacità delle istituzioni di controllare quello che sta in basso. Ora, con l'attuale emergenza, con la dichiarazione dell'attuale emergenza, si è fatto un passo ulteriore nella capacità delle istituzioni statali di controllare quello che succede in basso e di vincolare quello che succede in basso alle esigenze e richieste delle istituzioni totali, delle istituzioni governative. L'emergenza è un meccanismo particolarmente sofisticato per, come dire, rompere i limiti dell'invadenza statale nella intimità e nella riservatezza della vita individuale. L'emergenza, che è un fenomeno che ci può toccare tutti e su cui tutti e molto rapidamente si evolve con potenziali danni alla salute, rilevanti, permette allo Stato di aumentare il livello di allerta e quindi di far passare delle misure di controllo inedite per le democrazie liberali. Il meccanismo consiste principalmente nel accentuare, amplificare una sensazione di paura su cui c'è da notare lo Stato
ha cavalcato per decenni, ricordiamoci il terrorismo, ricordiamoci i migranti, ricordiamoci la crisi economica, fino a far diventare la paura l'emozione dominante in questa fase storica, un terrore che si sta generalizzando a tutta la popolazione, che quindi richiede che cosa? Richiede uno Stato protettore, in grado di garantire la cittadinanza. In grado di garantire la cittadinanza come? Andando a toccare, andando a intaccare le libertà individuali. Per esempio, la libertà di movimento. E in questo processo di autolegittimazione dello Stato, che però trova un riscontro anche nel consenso della popolazione per misure sempre più liberticide, si vanno appunto a limitare i diritti costituzionali, tra cui la libertà di movimento o la riservatezza, fino ad arrivare, e questo è un ulteriore livello di leggibilità di quello che sta in basso da parte dello Stato, a controllare le persone con i telefonini e con i droni. Ora, è interessante che l'emergenza che è stata proclamata e dichiarata, si nutre di un modello di Stato che non è più lo Stato liberale, non è più lo Stato delle libertà individuali garantite, non è più la democrazia come l'abbiamo conosciuta probabilmente in questi decenni, ma fa un rapido passaggio di fase verso uno Stato che assomiglia molto di più a uno Stato autoritario che alle democrazie come le abbiamo conosciute in questi ultimi 70 anni. Non a caso il modello gestionale ottimale nell'emergenza coronavirus è la Cina, è uno Stato autoritario che ha adottato delle misure drastiche rispetto alla libertà dei cittadini. Ora, se queste misure liberticide non hanno precedenti all'interno dei sistemi liberali di pensiero, siano motivate, quanto sono state motivate, che effetto hanno nel contenimento del contagio, sono domande che è bene porsi, ma su cui sarà il tempo a dirci se le misure sono proporzionali al pericolo. Sicuramente quello che hanno fatto fino ad ora è accentuare in maniera drastica la potenza dello Stato di controllo sui cittadini, e questo aumento drastico della potenza dell'invadenza dello Stato sui cittadini lascia presagire trasformazioni epocali nella forma Stato e nella sua messa in campo nel prossimo futuro.